Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, lo vide e gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua». Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore». Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto».